Alleluia. 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 Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo davvero una bella figura del nostro cristianesimo, ma soprattutto di donna cristiana, donna forte, determinata, che si è saputa mettere alla sequela di Gesù, il che le ha permesso di avere una grande autorevolezza anche nei confronti del Sommo Pontefice, che nell'epoca nella quale la nostra Santa Senese, ma morta e sepolta a Roma, è vissuta, si trovava rifugiato in Francia ad Avignone. Caterina da Siena, al di là di quelle che erano le fazioni politiche in conflitto nella nostra penisola e che minacciavano la città di Roma e quindi il Papa, insistette affinché il Pontefice ritornasse nella città eterna, sulla tomba di San Pietro, come condizione indispensabile di ritorno alla normalità anche nel governo della Chiesa romana. Una santa cattolica apostolica. Pur essendo analfabeta e dottore della Chiesa, perché riportava i suoi pensieri, le sue riflessioni, intuizioni, meditazioni al padre spirituale che le trascriveva e che ci sono state trasmesse attraverso quella bella opera densa di contenuti mistici che è il dialogo alla Divina Provvidenza. Pensando e meritando Caterina, mi viene in mente anche la paresia, quella condizione fondamentale per noi cristiani, di atteggiamento da assumere, che è contraria all'ipocrisia. Ogni qualvolta noi dobbiamo vivere secondo le esigenze della nostra fede, che richiede che cosa? L'esercizio delle virtù teologali, fede, speranza e carità, ma anche l'esercizio delle virtù cardinali, prudenza, giustizia, forza e temperanza. Oggi, ricordando a una settimana dalla scomparsa Maria Rotella, voglio proprio pensare a quella che è stata la sua forza d'animo nel sopportare la malattia, la lucidità nel chiamare al capezzale il sacerdote, presagendo evidentemente quella che sarebbe stata la sua sorte prima del suo intervento chirurgico. Proprio in questi giorni un mio chiaro amico lotta tra la vita e la morte e prego perché di fronte all'ineluttabilità, salvo miracolo, ecco, della fine del suo percorso di vita terrestre, non è nemmeno molto anziano, possa avere io la possibilità di benedirlo e di dargli quegli stessi sacramenti che ho dato a Maria, perché non è sempre evidente. Molte volte si crede che chiamare il prete presso un ammalato, presso un morente, porti sfortuna, come se l'agonizzante non dovesse morire. E alle volte non ci si mette nella prospettiva proprio della persona ammalata e agonizzante che magari desidererebbe i conforti religiosi, presi come siamo dal decidere sempre noi della vita degli altri al posto degli altri. Allora vi raccomando questa intenzione alla quale ci tengo davvero tanto e chiedo anche a Anna Maria Rotella di intercedere davvero per tutti noi, in modo particolare per i familiari che sono nel lutto, sono nel dolore, perché possano attraverso questo sacrificio, attraverso questa assenza, riscoprire la presenza di Dio con il suo amore, con la sua misericordia, con la sua carezza che ci deve fare gustare le cose belle e positive della vita, anche quella di averci dato, ecco, una mamma, una sposa, una persona per bene che ci ha accompagnati. Alle volte quando muore qualcuno, soprattutto prematuramente o tragicamente o in seguito a una lunga sofferenza, vedi, malattia, diciamo: Signore, ma perché hai permesso questo? Invece dovremmo sempre dire al Signore grazie per averci donato questa persona, per averci permesso
di vivere nell'edificazione un percorso con questa persona che entra nella Pasqua definitiva, finisce le sue sofferenze, si temeva, come abbiamo già detto, al funerale l'amputazione che forse psicologicamente non avrebbe sopportato, eppure anche se il nostro corpo è meno amato, fermo restando che il nostro corpo è più che l'insieme delle sue parti, in paradiso per i risorti sarà tutto integro, anche quelle che sono le nostre deficienze fisiche, le nostre menomazioni, amputazioni, handicap, nel corpo redento e trasfigurato non conosceranno queste limitazioni. E allora questo ci fa capire come per ciascuno di noi ci sia una nuova creazione, una generazione, che ci fa guardare con fiducia il nostro avvenire, ma che ci fa anche impegnare per quella autorigenerazione così necessaria che passa attraverso quella via privilegiata, che è la via crucis, la via della purificazione, la via della sofferenza, che ci atterrisce, ci impaurisce, ma che è necessaria perché è scioccante, cioè ci scuote se veramente in un'età, in una cultura così dimentica dei beni spirituali ed eterni abbiamo bisogno di stimoli così forti per avvicinarci a questi valori eterni che ci permettono poi di vivere bene qua giù in attesa dell'incontro lassù con il Signore, con quanti ci hanno preceduti nella sua casa. Siano lodati Gesù e Maria.